Bene, Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di questa cosa qua simpatica che è Bitcoin delle criptovalute. Intanto mi presento, io sono Igor Zorin, sono un perito elettronico che però ha la passione per l'informatica. Sono socio del LU, di entrambi i LUG, Grappa Luga, anche LU Vicenza, da un bel po' di tempo, infatti sono uno dei vecchi. E da un po' di tempo ho scoperto questa cosa qua, secondo me bellissima, che è Bitcoin e il mondo delle criptovalute. Allora, beh, intanto faccio una domanda all'aula. Quanti sanno cos'è Bitcoin? Quanti lo sanno già? Beh, ok. Quanti ne hanno di quelli che sanno già cos'è? Ok, vabbè, ottimo. Allora, cos'è Bitcoin? Bitcoin è una moneta, una criptovaluta. Nell'intenzione di chi ha inventato questo sistema qua, c'era la possibilità appunto di avere un'alternativa al mondo, diciamo, finanziario normale e comune che tutti quanti conosciamo, quindi conti correnti, banche e quant'altro. Bitcoin nasce nel 2008 come idea e viene poi messo, diciamo, in rete, quindi viene avviato nel 2009, quindi proprio nel momento in cui c'era l'inizio della crisi che abbiamo sperimentato un po' tutti. Cos'è Bitcoin? Bitcoin è tante cose in realtà insieme, perché vedremo nel corso della presentazione che non è soltanto una moneta, ma si porta dietro anche un qualcosa che probabilmente, almeno per come sono convinto io, sarà qualcosa che andrà a cambiare un pochettino le nostre vite in futuro. Ed è il sistema su cui si basa Bitcoin, cioè la blockchain. Come funziona Bitcoin? Bitcoin funziona e si basa sulla matematica e si basa sul fatto di poter avere dei dati che fanno riferimento a dei dati precedenti, quello che viene definito appunto la blockchain. In questo modo si ha che tutte quante le informazioni di un blocco, e tra poco vi spiegherò cos'è, fanno riferimento al blocco precedente. In questo modo, ad ogni blocco successivo che si andrà a creare, il blocco dove ho scritto magari la mia transazione verrà confermato più e più volte, quindi avrò la certezza che quell'informazione è confermata più e più volte. Le caratteristiche. Allora, una cosa che mi piace tantissimo personalmente è che non c'è un'autorità centralizzata. Bitcoin alla fine è come un grosso libro mastro, o meglio, diciamo la blockchain è come un grosso libro mastro distribuito, cioè il librone dove una volta i primi banchieri, diciamo, andavano a segnare le transazioni che venivano fatte, ho dato questi soldi al signor X e il signor Y me ne ha dati altrettanti e allora posso fare una transazione. Queste informazioni qua adesso sono scritte su un file che è copiato decine di migliaia, centinaia di migliaia di volte all'interno di computer in tutto il mondo. Questa qua è la blockchain. La blockchain è praticamente un database che tiene dentro tutte queste transazioni, dalla prima. Ci sono proprio tutte. Se voi volete andare a vedere, vi scaricate la blockchain, che adesso sono circa 130 giga, ve lo scaricate sul vostro disk, potete andare a vedere cosa c'è scritto all'interno e trovate tutte quante le transazioni che sono state fatte. Poi, è deflattivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ne verrà prodotta una certa quantità. Una certa quantità precisa che si sa già a priori, 21 milioni di pezzi entro il 2140. Questo significa che non ne verranno prodotti di più, solo quei 21 milioni di pezzi. Questo vuol dire, come potete ben immaginare, che se una cosa si sa già che è finita, quindi c'è scarsità, diciamo, di questa cosa qua. Se la cosa è utilizzata da molte persone e quindi è ricercata, molte persone vogliono utilizzarla, ovviamente il prezzo sale. Difatti è quello che sta succedendo. Inizio dell'anno corrente, Bitcoin viaggiava intorno al migliaio di euro, circa più o meno, poi adesso non ricordo la cifra esatta,
arriviamo ad oggi dove questa settimana viaggia intorno ai 5.000 euro, insomma, al cambio. Quindi sicuramente c'è un futuro, diciamo, di crescita. Per chi vuole investire, vuole fare un investimento economico, potrebbe essere anche molto interessante pensare soltanto di prendere i bitcoin, tenerli lì un po' di tempo e rivenderli fra qualche tempo. Ovviamente io non vi posso garantire che ci farete i soldi, però probabilmente vi andrà bene. Poi, gli scambi possono essere fatti da qualsiasi indirizzo, per semplicità l'ho definito conto, verso un qualsiasi altro. Quindi nel momento in cui io voglio fare una transazione o anche una donazione a qualcuno, posso farlo direttamente. Qualche tempo fa è venuto fuori lo scandalo degli SMS, che la gente mandava via appunto l'euro, i 2 euro per SMS per cercare di dare aiuto a queste persone, e poi qualcuno, come sempre, se li mette via. In questo modo qua, invece, se io li mando a qualcuno che andrà a utilizzarli direttamente, gli mando i bitcoin, questa persona li riceverà senza intermediari e sarà sicura di riceverli quando gli arrivano. Sarò sicuro io che glieli ho mandati, che gli sono arrivati. Perché appunto, andando a vedere su vari siti che offrono il servizio di andare a ispezionare la blockchain, potrò vedere che la mia somma è effettivamente arrivata a destinazione. È possibile inviare del denaro, quindi di Bitcoin, anche a un indirizzo che non è ancora assegnato. Personalmente l'ho fatto, ho preso un wallet, si chiama così, un portafoglio, diciamo, alla fine è composto di due codici, una chiave pubblica e una chiave privata. Ho inserito l'equivalente di 10 euro in Bitcoin e l'ho regalato, quindi l'ho dato a qualcuno che non ha ancora un indirizzo, che è il mio nipotino, che è stato battezzato pochi giorni fa. Ho detto al papà, ok, questi li cambi quando ha 6 anni, magari gli paghi l'università. Poi, le transazioni sono irreversibili, questo è molto importante. Succede adesso, per esempio, con i pagamenti con carta di credito, che se un negoziante si fa pagare con carta di credito, potrebbe succedere che lui dia il servizio, non so, un ristoratore, per esempio, serve la cena delle persone, o una merce, vado a comprarmi un computer e il venditore me lo dà, pago con carta di credito, poi io esco, lui non mi conosce, non mi ha mai visto, è la prima volta che mi vede. Io potrei andare a fare denuncia di smarrimento della carta di credito. A quel punto il pagamento che io ho fatto potrebbe essere bloccato. A quel punto il negoziante potrebbe non avere più la merce, potrebbe anche non avere più il denaro, perché comunque il denaro non gli arriverà mai a causa del blocco della carta di credito. Mentre invece la merce me l'ha data, io sono andato via, ciao, non mi faccio più vedere, a posto. Con i bitcoin questa cosa qua invece non può succedere. Nel momento in cui io, che sono per esempio un negoziante, ricevo la somma da chi me li sta pagando, nel momento in cui vedo che c'è stata la transazione, posso essere sicuro che quei soldi mi arrivano. E mi arrivano subito, tra l'altro. Quindi se devo pagare un fornitore, lo posso fare. Lo posso fare già minuti dopo che mi è arrivata la transazione, perché quei soldi li ho disponibili subito. Queste sono caratteristiche, secondo me, fondamentali di un sistema di pagamento innovativo. Il database delle transazioni è pubblico e aggiornato in ogni nodo. In tempo reale, praticamente. In ogni momento potete andare a vedere le transazioni se sono avvenute oppure no. Quindi anche se non ho disponibile il wallet, ma so qual è l'indirizzo a cui devono arrivare questa cifra, posso andare a controllare anche semplicemente con un accesso web che effettivamente una transazione sia avvenuta. Altra cosa molto comoda. Ultima da non sottovalutare, i costi delle fee, cioè delle commissioni che vengono applicate a una transazione, sono pagati da chi invia il denaro. Nelle carte di credito, chi invia, chi fa il pagamento, diciamo, non paga niente. La fee è a carico del negoziante, quello che ha il POS. Mentre in questo caso la fee la può inviare, la deve inviare, anzi, direttamente chi fa il pagamento. Ovviamente il negoziante in questo caso può dire: vabbè, se mi paghi in Bitcoin ti faccio uno sconto, ci veniamo qui incontro, tu devi pagare la fee, però vabbè, io ti faccio un po' di sconto, così siamo pari, diciamo, un po' a me, un po' a te. Le fee, tra l'altro, possono anche essere di vari livelli, nel senso,
se io voglio una transazione veloce che venga fatta subito, posso mettere una fee un po' più alta. Se invece non mi interessa, perché per esempio posso fare un pagamento che anche se non avviene subito, ma diciamo avviene dopo qualche ora, si parla sempre di ore in questo caso, non di giorni, posso mettere una fee più bassa, le fee possono avere anche un ordine di grandezza diverso. Quindi a fronte di un pagamento di pochi euro posso mettere una fee di pochi centesimi, a fronte di un pagamento magari dell'equivalente di qualche migliaio di euro posso lasciare la fee standard o comunque posso decidere di metterla anche bassa se voglio, se non devo fare il pagamento in fretta. In questo caso la transazione probabilmente verrà presa in carico un po' dopo, nel senso saranno prioritarie quelle che pagano di più, saranno meno prioritarie quelle che pagano di meno, come è logico aspettarsi. Un'altra caratteristica del Bitcoin è che non è falsificabile e non è una cosa da poco secondo me. Si diceva, ogni tanto mi capita di prendere in mano qualche banconota da 5 euro, si diceva che quelle da 5 e da 20 sono quelle più falsificate in assoluto. Ogni volta che prendo in mano una banconota io non so mai se è vera o se è falsa, non ho le competenze per riuscire a capirlo, quindi boh, io la do al negoziante e dico guarda, ti pago con questi sperando che siano soldi veri, non lo so, speriamo bene. In questo caso invece con il Bitcoin questa cosa non è possibile. Non è possibile perché è la matematica stessa e il sistema della blockchain che garantisce il fatto che io non posso utilizzare due volte la stessa somma. Nel momento in cui io faccio una transazione in Bitcoin, tutto il sistema sa che io non ho più disponibilità di quella somma. In questo caso non me la riconosce più e io non posso spendere quei soldi un'altra volta. Allora, poi, un'altra bella caratteristica, e questa si presta a tantissimi altri utilizzi, è il fatto che ogni transazione è timestamped, cioè ha una collocazione temporale. Questo, oltre ad aiutare il fatto di non poter spendere i soldi due volte, mi garantisce anche di sapere esattamente quando sono stati mandati o ricevuti questi soldi. Io so quando è avvenuta la transazione. Questa caratteristica qua, tra l'altro, della blockchain, può essere utilizzata per attivare anche dei sistemi automatici di pagamento, quello che viene chiamato smart contract, che a discapito del nome non è tanto smart e non è neanche un contract. Alla fine lo smart contract è semplicemente una specie di script, diciamo, che si attiva con determinati parametri che possono essere programmati e mi può eseguire una transazione se succedono determinati eventi. Per esempio, se ricevo delle conferme che un certo tipo di attività di lavoro è stato fatto, in automatico posso ricevere il pagamento. O questo pagamento può essere, diciamo, fatto arrivare anche a più persone, quindi una somma può essere splittata in più parti se voglio. Siamo ancora all'inizio di questa cosa qua. Io credo fortemente che questa cosa qua servirà tantissimo in futuro, sarà utilizzata moltissimo sia in campo, diciamo, aziendale, commerciale, sia in campo privato, perché potrà dare veramente uno strumento in più per riuscire a gestire i pagamenti. Allora, database distribuito. Ovviamente per tenere in piedi questo sistema ci vuole dell'energia. Ho sentito qualcuno, qualche detrattore, che diceva, ma caspita, ci vuole un sacco di energia per tenere su tutto questo sistema di Bitcoin. Ci sono sti minatori, sti computer che sono lì che lavorano, che fanno un sacco di caldo, sprecano un sacco di corrente e per cosa poi? Per fare passare delle transazioni, per fare dei movimenti di soldi. È vero, in questo momento i minatori stanno utilizzando tantissima corrente, però se uno si fa il conto, per esempio, non vorrei fare nomi, però allora li faccio tutti e due, non so, Visa, Mastercard, giusto per fare i nomi di due carte di credito. Se pensate a quanto costa il sistema di mantenimento di queste carte di credito, che vuol dire che comunque ci sono dei server che devono processare le transazioni, che vuol dire che comunque ci sono dei POS che per quanto poco, in ogni negozio, 2-3 watt, 4 watt, quel che è, ma ci sono praticamente dappertutto, tutte le casse, non so, dei centri commerciali, a questo punto capite che probabilmente anche dal punto di vista energetico non siamo molto lontani da quello che sta utilizzando adesso dal punto di vista energetico Bitcoin.
I minatori, tra l'altro, che sono questi computer, alla fine adesso sono diventate delle aziende, all'inizio tutto era cominciato dal computer di casa, perché il Bitcoin uno se lo poteva minare anche a casa con il suo computer, con il suo processore. Poi è arrivato il momento delle GPU, quindi delle schede grafiche che sono più potenti per fare questo tipo di conti. Alla fine si è arrivati agli ASIC, che sono degli hardware dedicati, progettati apposta per processare l'algoritmo di Bitcoin. In questo modo qua, chi è dotato di un ASIC ovviamente ha risorse che sono centinaia di migliaia di volte di più in termini di potenza di calcolo rispetto a quelle che può avere un semplice utente con il computer. Infatti, per rispondere alla domanda che tante volte mi viene fatta, conviene minare Bitcoin a casa? No, non conviene più. Si può fare su altre monete, ma per il Bitcoin ormai ci sono queste grandi aziende, diciamo, che hanno questa disponibilità di server in numero elevatissimo, in capannoni enormi, che lo fanno loro. Lo fanno loro perché comunque alla fine ci guadagnano. Ogni blocco che viene minato, è previsto dall'algoritmo stesso di Bitcoin, dà come premio al computer che è riuscito a calcolare e a risolvere quel blocco, da 12 bitcoin e mezzo, che sono tanti soldini, siamo intorno ai 60.000 euro con le quotazioni attuali, 70.000 dollari, insomma direi che non è male. Ci sono poi altre monete, come mai? Perché quando è nato Bitcoin è stato rilasciato come software libero, e qua diciamo, visto che siamo a Linux Day, direi che è una cosa molto ben vista. Software libero che appunto per le sue caratteristiche di software libero ha potuto essere preso da chi ne capiva qualcosa, ha potuto essere modificato, quindi io prendo il sorgente del Bitcoin, lo modifico secondo quello che interessa a me, gli faccio, non so, modifiche nel tempo di blocco piuttosto che modifiche nel numero di monete che posso avere come premio per il calcolo del blocco. A quel punto lo posso rilasciare, lo posso mettere disponibile affinché altri minatori lo prendano in carico. In questo modo altre persone possono mettersi a minare quest'altra moneta. Di fatto è quello che è avvenuto. Avendo il codice sorgente, persone che capivano il fenomeno del Bitcoin hanno detto: beh, vediamo di fare anche delle altre monete. In particolare Litecoin, che è nato poco dopo Bitcoin, e poi altre che, vabbè, qui ho elencato quelle che sono, diciamo, in testa alla classifica in questi giorni come volume di scambi. Ce ne sono circa 1200 al mondo listate e continuano ad arrivarne ogni giorno di nuove. È un bene, è un male? Nel senso che alla fine è un bene dal punto di vista che il mercato può diventare più grande, e un mercato più grande fa comodo a tutti. È un male perché comunque alla fine la gente non ne capisce più niente. Qualcuno mi ha detto: ah, prima di sentirti parlare di Bitcoin pensavo che ci fosse soltanto quello, avevo sentito magari in TV, sui giornali che c'era, pensavo ci fosse solo quello. No, ce ne sono veramente tantissime altre. Tra l'altro adesso ci sono parecchie aziende, diciamo, che utilizzano il sistema delle criptomonete per autofinanziarsi, quello che viene definito ICO, magari lo vedete scritto da qualche parte. Cioè io voglio fare un'azienda, creo una mia blockchain con le mie monete, te le do in cambio di, per esempio, Bitcoin, tu mi dai i tuoi Bitcoin che io utilizzerò per pagare i miei fornitori, per pagare i servizi di cui ho bisogno, per pagare i programmatori, per esempio, se devo fare un sistema software, un'app o qualcos'altro. A quel punto ti do le mie monete, diciamo, della mia blockchain, e se le cose andranno bene, la mia azienda andrà bene, probabilmente queste monete nel futuro si rivaluteranno e quindi tu potrai rivenderle e diciamo avere come riscontro il fatto di poter rientrare su Bitcoin o su altre monete come Ethereum, che sono abbastanza utilizzate adesso, a quel punto poter poi eventualmente, se ne avrai bisogno, riconvertire su euro e quindi guadagnarci.
Questo, diciamo, è un po' il sistema che è in piedi in questo periodo, che viene utilizzato in giro da chi vuole fare delle start-up. Quindi da questo deriva il fatto che ci sono veramente così tante monete. Monete che hanno un loro mercato, un mercato che sia moneta su moneta che moneta su quello che viene chiamato fiat, cioè le valute standard che conosciamo, dollari, euro, rubli, yen e quant'altro. Quindi è possibile veramente muoversi e spostarsi da una all'altra e ovviamente cercando di prendere i moti ascendenti, quindi quando una moneta è in positivo rispetto a un'altra, ci si può anche tirare fuori qualcosina. Non sarà tanto, non vi andrà sempre bene, ma magari potrebbe tornarvi utile. Io come introduzione adesso avrei finito. Penso che sia meglio che io vi lasci spazio a un po' di domande perché sono convinto che molti di voi avranno qualcosa che non hanno capito bene o comunque delle curiosità o qualcosa che hanno sentito e del quale vogliono qualche chiarimento. Quindi prego, ditemi voi, c'è qualche domanda? Ma mi serve poi per la registrazione. Hai detto che verranno distribuite al massimo 21 milioni, giusto, di Bitcoin, e attualmente ce ne sono 16 milioni, 16 e 16 mezzo. e mezzo più o meno. I restanti dove sono intanto? Ok. E se sono da qualche parte, vuol dire che c'è un deposito, una specie di banca, in ogni caso, nel senso che qualcuno deve poter dire: ok, questi ci sono, adesso te li puoi prendere. Altrimenti, alla stessa maniera, c'è qualcuno comunque che ha il potere di dire ne creo ancora. Cioè, nel senso, è basato su un patto questa cosa fondamentalmente. Ma ci potrebbe essere qualcuno, come potrebbe essere, non so, la Banca d'Italia di turno, che dice: ok, io metto in circolazione 21 milioni di euro, ok, fino a che però a un certo punto non dico, ne metto in circolazione 22. Faccio un patto, però nessuno a un certo punto mi dice che questo patto io non lo possa violare. E l'altra questione è che secondo me più interessante è sempre su questo patto qua, nel senso di dire finché io ho dall'altra parte uno Stato, cioè una collettività che ha dei contorni anche sociali e politici, nel senso per quanto voglio dire, si può dire di quello che si vuole della politica, ma comunque sono delle persone in carne ed ossa a cui io posso dire: ok, attenzione che le cose stanno andando bene, stanno andando male, dobbiamo stampare più moneta, dobbiamo stampare meno moneta, eccetera. Questa cosa in realtà si basa su un'accettazione collettiva, no? di questa moneta, però un giorno se qualcuno dice basta, o io comincio a non accettare più i bitcoin, a un certo punto chi li ha venduti magari li ha tradotti in moneta nazionale, per esempio, benissimo. E a scalare ci sarà probabilmente qualcuno che resterà col cerino in mano, cioè con un portafoglio virtuale di tanti bitcoin, che non verranno neanche l'energia che serve per mantenerli. Grazie. Allora, beh, questa è una bella domanda. Ti rispondo subito su quelli che mancano intanto. Quelli che mancano, mancano perché non sono ancora stati prodotti. I Bitcoin vengono prodotti ad ogni blocco che viene trovato, ad ogni blocco che viene calcolato. Per trovare i Bitcoin ci vuole della potenza di calcolo. Potenza di calcolo che viene messa a disposizione, diciamo, da chi decide di entrare nella rete di Bitcoin. Bitcoin è una rete peer-to-peer alla fine. Come erano le reti di scambio di file audio qualche anno fa. Questi bitcoin che mancano verranno prodotti da qua al 2140, cioè mancano perché non ci sono ancora. Il software è stato progettato in modo tale che l'algoritmo prevede che si arrivi a 21 milioni di bitcoin e poi basta. È stata già prevista questa cosa qua. È stata prevista perché in questo modo non ci può essere inflazione. Adesso noi viviamo in una condizione, diciamo, tale per cui le riserve auree che una volta garantivano il valore, diciamo, di carta moneta stampabile da uno Stato non è più corrispondente uno a uno. Dal 1971, difatti, le riserve auree dell'Italia non corrispondono più agli euro stampati, a lire, vabbè, che poi sono diventati euro.
Però sì, in questo modo qua, nel momento in cui tu hai degli euro e la Banca Centrale Europea decide di stamparne di più, il tuo potere d'acquisto diminuisce un pochettino. E in questo modo tu hai possibilità con gli stessi soldi di comprare qualcosa di meno. Con Bitcoin invece no, perché quando si arriverà ai 21 milioni non ne saranno più prodotti, i miner non prenderanno più, diciamo, questi 12 e mezzo adesso, ma comunque è un numero che andrà a calare, circa ogni 4 anni si dimezza, non prenderanno più questo premio e l'unico premio che prenderanno saranno le fee delle transazioni. Quindi quando io comunque voglio continuare a fare una transazione, loro saranno incentivati a mantenere attiva la rete perché comunque continueranno a percepire le fee. Questo succederà nel 2140 comunque, mese più, mese meno. L'algoritmo è fatto in modo tale che quando si aggiunge della potenza di calcolo nella rete, cioè quando si aggiungono degli altri minatori, questa potenza di calcolo qua venga, diciamo, bilanciata da un aumento di difficoltà nella risoluzione del blocco. In questo modo rimane sempre più o meno costante la difficoltà di trovare i nuovi Bitcoin. Non c'è poi un ente centrale che può decidere di buttare giù Bitcoin perché è a livello sovranazionale, è a livello mondiale, planetario. Se anche uno stato o più stati si volessero mettere d'accordo nel non voler più far funzionare Bitcoin, comunque negli altri stati continuerebbe a funzionare. Basta che ce ne siano soltanto un po' di server per continuare a far funzionare la rete. L'algoritmo adatterà la potenza di calcolo necessaria per far funzionare la rete e questa continuerà ad andare avanti. Diciamo che non conviene probabilmente, o sì, conviene a qualcuno buttare giù Bitcoin, in particolare banche e stati sicuramente non lo vedono di buon occhio, ma non è molto facile riuscire a fare una cosa del genere. Dovrebbero mettersi d'accordo in tutti e dire ok, mettiamo su una rete, diciamo, alternativa o meglio, una rete che faccia lo stesso lavoro di Bitcoin in modo tale che abbiamo più potenza di calcolo noi e facciamo andare male le transazioni, diciamo i blocchi della blockchain vera in modo tale che tutto quanto caschi come una piramide di cubetti. Okay? Non è facile. I minatori che sono sparsi in tutto il mondo hanno tutto l'interesse comunque di tenere attiva la rete perché ne guadagnano. Guadagnano con le fee, guadagnano con i blocchi quando li trovano. Quindi assolutamente non vogliono farlo. Addirittura poco tempo fa la Cina si era abbastanza fortemente opposta al discorso delle ICO. Aveva proibito il fatto che potessero esserci delle ICO in Cina. E tante ditte che volevano appunto aprire, che si basavano su questo paradigma qua dell'initial coin offer basato su blockchain, hanno cominciato a guardare un altro paese, in particolare il Giappone. Nel momento in cui hanno cominciato ad andare fuori, diciamo, dall'ambito cinese, la Cina ha preso un po' paura, ha detto, qua abbiamo preso una decisione sbagliata, aspetta un attimo e facciamo un passo indietro. In questo caso, invece di, diciamo, vietare completamente le ICO, hanno deciso di diventare soci degli exchange, che sono quelle aziende che permettono di fare la conversione fra una criptovaluta, Bitcoin o le altre, a valuta corrente, quindi dollaro, euro, renminbi o quant'altro, e perché hanno visto che ne guadagnano di più. A quel punto, sulle transazioni, sugli scambi che la gente farà da moneta fiat, moneta normale, concorso legale, a moneta virtuale, gli porta più soldi piuttosto che mettersi contro a questa cosa qua. Diciamo che ormai il sistema è stato scoperto, cioè è stato inventato. Tornare indietro è molto difficile, c'è molta gente che ci ha investito. Chi ne parla male, anche banche, è successo con JP Morgan qualche settimana fa, che una persona abbastanza in alto, diciamo, nella gestione di JP Morgan, ha parlato male di Bitcoin. Questo ha causato il fatto che rispetto a dollaro, rispetto a euro, ha avuto un calo, quindi ci ha perso, diciamo. Si è venuti dopo a sapere che invece lui se ne era comprati un bel po' quando sono scesi di valore e quando sono saliti li ha rivenduti. Quindi ci ha guadagnato. Quindi in realtà chi ne parla male adesso lo fa perché ha un interesse, ha un secondo fine. Le banche stanno studiando tutte quante come funziona Bitcoin e la blockchain. Lo stanno facendo perché hanno capito che sicuramente sarà un qualcosa
che ci sarà fra qualche anno, che useremo probabilmente tutti. Io ho cominciato a utilizzarlo con somme ovviamente piccole e ho provato a fare qualche pagamento. Ci sono degli esercizi anche in Italia, anche qua a Vicenza, che accettano i pagamenti in Bitcoin. È estremamente comodo. Estremamente comodo nel momento in cui io vado lì, non ho neanche bisogno di tirare fuori soldi, assegni e quant'altro, ho il cellulare, scansisco un QR code, confermo, andato. È veramente comodo e essendo così comodo arriverà a essere utilizzato da tutti. Tra l'altro poi c'è anche un altro discorso da fare. Ci sono molte persone che non hanno accesso alle banche, specialmente nei paesi del terzo mondo. In Africa non hanno accesso alle banche, non possono permettersi un conto corrente. Le criptovalute molto probabilmente creeranno un'economia che adesso non è possibile. Loro quasi tutti hanno il cellulare perché con il cellulare riescono a parlarsi. Addirittura adesso c'è un sistema che permette di pagare con gli SMS, ma è solo l'inizio. Sicuramente sarà sostituito dal mondo delle criptovalute nel giro di qualche anno. Spero di averti risposto. Altre domande? Curiosità, dubbi? Prego. Vieni, vieni. Non capisco perché si parla di produrre il Bitcoin. E i minatori. Sì. Io mi immagino una cosa snella, una rete di computer in cui io scrivo a qualcuno che gli mando Bitcoin attraverso il sistema blockchain, punto. Quindi non capisco. Sì. Allora, perché bisogna produrre i Bitcoin? Diciamo che la produzione del Bitcoin sarebbe una specie di effetto collaterale, nel senso, lo scopo principale del sistema basato su Bitcoin non è produrre Bitcoin, anche se questo poi aiuta a continuare a portare avanti la rete. Lo scopo principale della rete Bitcoin è permettere le transazioni. Okay? Per permettere le transazioni io devo avere un posto, il database, la blockchain in questo caso, dove queste transazioni vengono scritte, perché se dal mio wallet, dal mio portafoglio, non risulta che io ho mandato, che ne so, 0,001 bitcoin a te, vuol dire che ce l'ho ancora. Se io non l'ho mandato, non ti ho pagato. È come pretendere di avere un servizio, non so, una consulenza da te, però non darti gli euro, non darti l'assegno, non mandarti il bonifico. Non ti ho pagato. Quindi la prima volta magari me lo fai e io non ti pago e boh. La seconda volta non me lo fai più, ovviamente, giustamente. A quel punto, stessa cosa per Bitcoin, io devo avere la certezza che il pagamento, la transazione sia avvenuta. Questo può essere garantito solo se viene scritto nei blocchi che compongono la blockchain e viene confermato da tutti quanti i vari minatori, i vari computer che compongono la rete Bitcoin. Il fatto poi che ci sia questo incentivo, nel senso che chi trova il blocco per primo e quindi è in concorrenza con tutti quanti gli altri minatori, si porta a casa un bel gruzzoletto, beh, questo secondo me è stata una cosa molto positiva che è stata pensata ed è quello che probabilmente ha permesso l'esplosione iniziale del sistema basato sulle blockchain. Altrimenti saremmo ancora agli inizi, non ci sarebbero sicuramente tutti quanti i server che sono utilizzati adesso e che concorrono appunto a tenere in piedi la rete del Bitcoin e delle altre criptovalute. Altre domande? Volevo chiedere, cioè io se domani volessi comprare dei Bitcoin, come faccio? Cioè ci sono dei siti dove posso convertire degli euro in Bitcoin? E poi un'altra cosa, sapevo che le transazioni erano anonime, tipo. Solo che nella blockchain è detto che ci sono tutte le transazioni sono segnate. Sì. E quindi non c'è nessuna anonima. È vero. Ok, grazie. Allora, giusta domanda. Le transazioni sono pseudo anonime, o meglio, come succedeva una volta per i cosiddetti conti cifrati, diciamo, nella Svizzera dei tempi d'oro, c'erano dei conti, e stessa cosa per paragone appunto sono gli indirizzi Bitcoin, dove io
vado a depositare una certa somma e i quali però non corrispondono al mio nome. Se io ti faccio vedere un indirizzo Bitcoin, non c'è scritto sotto Igor Zalin, a meno che non ci sia qualcuno che, non so, con social engineering, o piuttosto che in altri sistemi, o piuttosto perché semplicemente io me ne sono scritto, non so, a casa in un foglio grande così, finché non viene qualcuno a cercare di capire e trovare la corrispondenza fra quell'indirizzo e la mia identità, non è possibile assegnare un indirizzo a una persona. Quindi la rete Bitcoin è pseudo-anonima. Tra l'altro questo io lo vedo come una cosa positiva, perché spesso Bitcoin è stato associato, specialmente dai media, ai truffatori, ai delinquenti, ecco, questi usano Bitcoin perché così non vengono tracciati. Sì e no, nel senso che comunque tutte le transazioni che sono state fatte anche da questi signori qua sono scritte sulla blockchain. L'unica cosa che manca, l'unico tassello che manca, è far corrispondere l'identità di questi signori all'indirizzo che è stato utilizzato per fare quelle transazioni. Quindi da un certo punto di vista è molto più facile fare cose losche con gli euro. Io vengo da te con una valigetta di euro, ci incontriamo in un posto dove non c'è nessuno, te la do e buonanotte. Sugli euro non c'è scritto il mio nome e il tuo nome, mentre sulla blockchain c'è scritto il mio indirizzo e il tuo indirizzo. Quindi diciamo si presta anche meno, se vogliamo, a fare dei trucchetti o delle cose losche. Diverso invece è il discorso legato ad altri tipi di monete, in particolare, vediamo se ti trovo il loghetto, eccola qua, Monero, per dirne una, e anche Dash a suo modo, permette di mantenere anonimo, diciamo al di fuori della transazione, sia l'indirizzo inviante che l'indirizzo ricevente e anche la somma che è stata transata. Cioè hanno fatto un algoritmo tale per cui questa rete, questa blockchain di Monero è molto più anonima di Bitcoin. Quindi diciamo, se qualcuno va a utilizzare Monero, probabilmente adesso che ha capito, perché i criminali sono abbastanza furbi in queste cose, più furbi della gente comune, lo sta utilizzando per fare queste attività qua. Bitcoin invece molti lo stanno utilizzando per fare attività assolutamente lecite. Mi è capitato di andare qualche settimana fa a Rovereto, nella cosiddetta, diciamo, valle del Bitcoin, hanno fatto addirittura un logo su questo, dove ci sono moltissime attività, moltissimi negozi che stanno cominciando ad accettare Bitcoin e a loro volta pagano i loro fornitori in Bitcoin. In particolare c'è un baretto nella piazza di Rovereto, si chiama Mani a Cielo, faccio pubblicità, i quali accettano Bitcoin, i quali hanno un fornitore, il fornitore della birra, che gli ha detto: beh, io non voglio più essere pagato da te in euro, mi paghi in Bitcoin, perché comunque sa che stanno acquistando valore sull'euro, quindi con la stessa fatica i soldi, diciamo, che riceve adesso come pagamento, fra qualche mese probabilmente è come se ne avesse ricevuti di più. Tra l'altro questo qua non va a confliggere con la fiscalità che c'è in Italia, perché in Italia l'uso del Bitcoin è legale. Bitcoin viene paragonato ad oggi come una moneta straniera, quindi io la posso detenere, e lo scambio di Bitcoin viene considerato come una forma di baratto. Tu mi dai una bottiglia d'acqua, io ti do un mouse o cose simili. Quindi non c'è niente di illegale nel fare questo, specialmente fra privati. Per quanto riguarda l'altra domanda che dicevi, ma come mi procuro i Bitcoin? Allora, all'inizio devo dire che quando ho cominciato a cercare io di fare la stessa cosa non è stato facile, proprio perché è una cosa che nessuno ti spiega. I Bitcoin possono essere recuperati, diciamo, si può procurarseli in più modi. Il primo modo, il più semplice, è probabilmente lo scambio a mano. Vai da un tuo amico che ce li ha, tu puoi dargli degli euro, per esempio, oppure gli dici ti rivernicio una stanza e lui ti pagherà in Bitcoin. Ok? Seconda cosa, posso utilizzare dei servizi che ci sono su internet che mettono a disposizione la domanda e l'offerta, cioè fanno in modo che tu ti possa mettere in contatto con qualcuno che ce li ha, loro fanno da garante, e si chiama escrow in inglese. Quindi nel momento in cui tu fai il bonifico
o il deposito o il pagamento con altre forme verso un certo conto che loro possono vedere quindi, e monitorare, nel momento in cui loro vedono che tu hai fatto effettivamente questo bonifico o pagamento, ti rilasciano i bitcoin sul tuo indirizzo. Bitcoin che ha fornito, diciamo, l'altra persona che ce li aveva e te li vuole dare in cambio di moneta fiat, dollaro, euro, quel che è. In questo modo te li puoi procurare, puoi averli. L'ultimo modo, il più, diciamo, difficile, se vogliamo, è di utilizzare un exchange. Un exchange è un'azienda, una società tipicamente, che acquista bitcoin e vende bitcoin sul mercato, una specie di piccola borsa. Tu ti devi registrare a questo exchange, dai le tue generalità, perché comunque per l'antiriciclaggio non puoi esimerti per un certo ammontare, diciamo, da dare le tue informazioni. Adesso non ricordo le cifre esatte, ma mi sembra che fino a un paio di migliaia di euro puoi fare transazioni senza registrarti, ma dipende anche lì da exchange a exchange, alcuni lo fanno, altri no, e dipende perché sono distribuiti in vari paesi. Nel momento in cui tu ti registri e quindi puoi fare un bonifico tipicamente del tuo conto corrente verso di loro, dopo tu avrai un ammontare in euro che tu potrai utilizzare per acquistare altre monete, bitcoin piuttosto che ethereum e altre cose. A quel punto dovrai avere un wallet, quindi o il computer o il telefono, sul quale tenere questi bitcoin o queste altre criptomonete. Dovrai stare molto attento però, non ti conviene utilizzare il computer o il telefono che usi tutti i giorni, perché magari, sai, ce l'hai sempre con te, si può rompere, lo puoi perdere, ci hai installate un sacco di applicazioni, magari non sempre sono tutte quante buone e quindi magari rischi che per certe somme ti spariscano. Però se gestisci questa cosa qua in un modo un pochettino oculato, sicuramente riuscirai a tenerti la tua somma in criptovalute e probabilmente nel giro di qualche mese potrebbe anche essere che ne guadagni qualcosa. Altre domande? Ciao. Ciao. Due domande collegate a quello che hai appena detto. Sì. Nella mia esperienza, che è stata esattamente quella che hai descritto adesso, quindi exchange e wallet, sì. La cosa che meno si comprende è il fatto che dovendo spostare delle somme dall'exchange sul quale hai poco controllo al wallet che invece è sotto il tuo pieno controllo, tu debba pagare una transazione. Di fatto quei bitcoin sono sempre tuoi, però per spostarli da un conto che fa riferimento a te a un altro conto più sicuro che fa riferimento a te, devi pagare una transazione. Sì. Nella presentazione tu dicevi le fee legate alla transazione sono gestibili. È possibile arrivare ad azzerarle considerato no. che non ho alcun interesse alla particolare velocità di una transazione che sposta dei fondi da due conti che fanno riferimento a me? E azzerarle o comunque abbassarle? E la seconda domanda è, in Italia ovviamente è possibile pagare in bitcoin, ma ammettendo di fare quello che poi in questo momento fanno più o meno tutti, cioè trading per arrivare a guadagnarci, compro bitcoin quando valgono 5.000 euro, aspetto che valgano 10.000 euro, li vendo e ho realizzato una plusvalenza di 5.000 euro. Sì. Dal punto di vista fiscale è pensabile gestire il tutto come una qualunque operazione azionaria o di cambio valute e quindi assoggettarla alla ritenuta del 26% che in Italia è quella che si utilizza per questo tipo di transazioni? Grazie. Grazie a te. Allora, tanto ti rispondo subito alla seconda domanda con un sì. È possibile ed è anche previsto. Per ora non c'è molta normativa su Bitcoin, proprio perché non è tanto conosciuto ovviamente. Però sì, esattamente come hai detto tu, 26%. Nel momento in cui io faccio una plusvalenza, pago e faccio nella dichiarazione di redditi appunto la dichiarazione che ho avuto questa plusvalenza, ci pago sopra il 26%. Se tu hai fatto un più 100%, sì, pagaci il 26%, è comunque un buon affare, diciamo, quindi sì, è possibile. Per quanto riguarda l'altra domanda sul discorso dell'azzeramento delle fee, allora, azzerarle completamente non si può, perché è previsto dal sistema, da come è stato pensato il sistema della blockchain, che in ogni transazione ci sia una fee. Anche se i due account sono tuoi,
comunque io devo in qualche modo, diciamo, pagare tra virgolette il lavoro dei minatori, che sono quelli che mi permettono di fare una scrittura da una parte all'altra. A seconda del wallet che vai a utilizzare, queste transazioni possono anche essere, cioè queste fee possono anche essere abbassate, non puoi mai azzerarle, questo no. Chiaramente se tu stai spostando una certa quantità di bitcoin da un indirizzo a un altro, ci sarà un motivo. Se non hai motivo di farlo, lasciali lì. Se lo devi fare, comunque devi pagare il lavoro di chi tiene attiva la blockchain e computa la tua transazione. È giusto che sia così. So che rompe le scatole, però se vogliamo che resti in piedi questo sistema qua, è così. Quando fai un bonifico, comunque non è mai gratis. Altre domande? Ok, allora, beh, intanto voglio raccontarvi però, prima di finire, un fatto che mi è accaduto qualche giorno fa. In particolare mi è capitato di andare in Svizzera, intanto vi faccio vedere anche questa cosa qua, mi è capitato di andare in Svizzera nella città, paese di Chiasso. Chiasso è un paese abbastanza anonimo, devo dire molto bello, carino, però non ha niente di particolarmente attrattivo, di interessante, se non il fatto che c'è la dogana, quindi uno per di là ci deve passare. Appunto, in settimana c'è stato questo evento a Chiasso dove si è parlato di Bitcoin e criptovalute. Perché? Perché Chiasso vorrebbe candidarsi a diventare la capitale europea delle criptovalute, di Bitcoin e delle altre. Perché? Perché gli svizzeri non sono mica sciocchi, hanno capito che probabilmente questo qua sarà il sistema del futuro e vogliono cavalcare l'onda. Hanno parlato a questo incontro le istituzioni, quindi hanno parlato il sindaco, ha parlato l'azienda, diciamo, che si occupa di interfacciarsi fra l'amministrazione pubblica, quindi l'amministrazione cantonale e le varie aziende che vogliono comunque nascere e crescere in Svizzera, e hanno raggiunto un accordo tale per cui chi vuole aprire un'attività in Svizzera, in particolare a Chiasso, può farlo, è il benvenuto, addirittura gli danno la possibilità di avere una, loro l'hanno chiamata sandbox, quindi la cassetta, diciamo, lo spazio di sabbia dove di solito si mettono i bambini e li si lasciano giocare, gli danno una sandbox che prevede fino a 1 milione di franchi, quasi 1 milione di euro circa, dove tu, se vai a creare la tua azienda che lavora con le criptovalute, loro ti lasciano abbastanza tranquillo, non ti fanno ispezioni fiscali particolarmente cattive o cose del genere, in modo tale che tu puoi fare le tue prove, puoi provare, lavorare e vedere cosa riesci a far venire fuori di buono. Come secondo step, se le cose andassero particolarmente bene, danno la possibilità di arrivare fino a 100 milioni di franchi, con il controllo ovviamente di questa azienda, diciamo, questa società, che poi fa da supervisore per conto dell'amministrazione pubblica cantonale. Io devo dire che sono stato abbastanza colpito da questa cosa qua. In una situazione in cui in Italia si fa veramente fatica ad aprire un'attività, loro invece hanno invitato gente da tutta quanta Europa ad andare là e a giocare, lavorare, fare quello, diciamo, che pensano sia una cosa giusta da fare con le criptovalute. Io penso che questo sia un inizio, ma un buon inizio. Penso che comunque loro siano un attimino più illuminati di altri stati e vedano che questo è veramente il futuro. Se non ci sono altre domande, io direi che ci possiamo fermare qua. Vi lascio con i miei riferimenti. E ovviamente, se volete donare e fare qualche prova, questo è il mio indirizzo, grazie. Dimmi. I bitcoin e le criptovalute possono, secondo te, un domani mettere in crisi il mercato della valuta normale, del fiat? Grazie. Allora, sì e no, nel senso, sicuramente lo possono mettere in crisi, lo stanno già mettendo in crisi, perché se abbiamo delle banche che cominciano a preoccuparsi è perché vedono che quello che hanno sempre avuto fino adesso, diciamo lo status quo, il sistema che c'era in ballo e in atto fino adesso, sta cominciando ad avere qualche scricchiolio. Vedono che c'è comunque qualcosa che li può minacciare, tra virgolette. No, nel senso che possono essere due economie parallele.
potrebbe essere tranquillamente una situazione in cui convivono tutte e due. Alcune cose mi conviene farle in... Nella valuta normale c'è l'inflazione, ma quella la conosciamo già, sappiamo già che c'è. Nel Bitcoin no, non ci può essere inflazione perché non ne posso, diciamo, stampare di più di quei 21 milioni. Però posso creare delle altre criptovalute che abbiano dei valori diversi o che comunque comincino dove Bitcoin ha finito. Parlando con delle persone che si stanno occupando della stessa cosa, con i quali siamo diventati anche abbastanza amici ormai, insomma, quindi le cose vengono dette tranquillamente, si prevede in futuro che nascano almeno 4-5 criptovalute che saranno quelle che porteranno avanti l'economia mondiale. Non so se Bitcoin sarà una di queste, comunque sicuramente Bitcoin per adesso è una cosa positiva che funziona, è dal 2009 che va, non è ancora stato bucato. E diciamo che questo tempo in ambito informatico lo sappiamo tutti che è un tempo lungo, molto lungo, quindi sembrerebbe che sia fatto bene. A quel punto penso che in futuro sicuramente o ci sarà, diciamo, sopravviveranno tutte e due, o comunque io vorrei quasi quasi pensare che le criptovalute saranno quelle che diventeranno lo standard nell'economia mondiale, proprio per tutti i vantaggi che hanno e che abbiamo visto fino adesso. Altre domande? Può avere a che fare con eventuali bolle economiche? Bolle economica? Beh, sì, il rischio c'è, nel senso che come tutte le cose, un amico faceva un esempio, diceva con l'oro, diceva appunto, l'oro è scarso, ha delle caratteristiche particolari, tale per cui appunto la gente lo vuole, lo cerca, non si ossida, è anche bellino di colore, quindi sì, si offre tante applicazioni anche industriali, quindi è un bene che ha un certo costo. Sappiamo tutti, insomma, che l'oro è un metallo prezioso, che se ce l'hai sei contento, se non ce l'hai vorresti averlo. Se domani mattina però arriva sulla Terra un meteorite di, non so, 500.000 tonnellate di oro, sicuramente fa dei danni, però lasciamo stare questo aspetto. Se arriva, a quel punto di oro ce n'è talmente tanto che probabilmente il prezzo dell'oro che c'è crolla, passa da quel che è adesso, che non so neanche quanto sia, sicuramente potrà diventare un decimo o anche un centesimo magari. A quel punto, come succede per l'oro, potrebbe succedere anche con il Bitcoin, ma potrebbe succedere anche con l'euro. L'altro giorno ho trovato a casa 10.000 lire che avevo nascosto quando ero un po' più piccolo, e adesso non valgono più niente. Quindi sì, può capitare, può essere. Altre domande? Se no io avrei finito. Grazie.